Ivrea, Piemonte, e Cupertino, California. Due città che hanno lasciato un segno importante nella storia dell'impresa. Due luoghi dove si è cercato di cambiare il mondo. E due uomini apparentemente lontani, ma che hanno invece molti punti in comune. Adriano Olivetti, imprenditore visionario e geniale, ha disegnato una realtà industriale a misura d'uomo, ha amato le arti, la cultura, la politica. Ha rappresentato il Made in Italy all'estero, ha creato il padre dei moderni computer. E poi, dall'altra parte dell'oceano, e molti anni dopo, Steve Jobs, il guru della Apple, dei computer Macintosh, dell'iPod e dell'iPhone. Anche lui visionario, ambizioso, determinato. Ha creato uno dei marchi più famosi che esistano. È diventato un mito per i giovani delle ultime generazioni di ogni latitudine. Steve è un genio riuscito. Adriano è stato un precursore assoluto. Due uomini, uno italiano e uno americano, che ognuno nel suo tempo e in mondi lontani hanno provato a inventare il futuro. All'alba del XX secolo, Ivrea è una ricca cittadina a nord di Torino, proprio sotto la Valle d'Aosta. Qui, nel 1901, nasce in una famiglia di industriali Adriano Olivetti. La ditta fondata dal padre Camillo, un energico imprenditore ebreo di idee socialiste, aveva cominciato producendo strumenti di misurazione elettrica per poi introdurre in Italia le prime macchine da scrivere. Ancora ragazzo, ad appena 13 anni, Adriano viene convinto dal padre a lavorare in fabbrica come semplice operaio, così da poter toccare con mano le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti. Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14. E ho faticato molto a lavorare nella fabbrica, ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva e non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava. Scoppia la Grande Guerra. A 17 anni Adriano parte volontario per il fronte, ma il conflitto ormai volge al termine. È il 1918. In Italia si preparano anni di grandi cambiamenti politici. Il biennio rosso dal 19 al 20, con l'occupazione delle fabbriche. E poi la nascita del movimento fascista, che culmina nella marcia su Roma il 28 ottobre 1922. Ma Adriano diffida degli estremismi. La sua vocazione è, come avrebbe detto in seguito, radicale nei fini, ma moderata nei mezzi. Olivetti aderisce alla Lega Democratica di Gaetano Salvemini e diventa amico di Piero Gobetti. Si definisce un socialista liberale, un'etichetta che rivendicherà tutta la vita. Nel 1926, insieme al padre e ad altri antifascisti come Sandro Pertini, Ferruccio Parri e Carlo Rosselli, partecipa alla organizzazione della fuga di Filippo Turati in Francia. Ma mentre i suoi compagni, l'anno dopo, vengono tutti condannati, Adriano riesce a scamparla. Questo per la sua formazione politica. Per quanto riguarda invece il suo futuro di imprenditore, Adriano vive un'altra esperienza determinante. Un viaggio di 6 mesi negli Stati Uniti,
dove viene colpito dal sistema taylorista impiegato nelle fabbriche Ford. Qui, allo scopo di ridurre i tempi di produzione, ogni operaio deve compiere un'unica e ripetitiva operazione alla catena di montaggio. Al suo ritorno dall'America, Adriano ha già idee precise su come gestire l'azienda. In breve riesce a ridurre i tempi di produzione di un terzo rispetto al passato. Ma soprattutto ha in mente un nuovo prodotto. Una macchina da scrivere molto più piccola e leggera. Qualcosa che ancora in Italia non si era mai visto. Ormai Adriano è lanciato ai vertici dell'azienda. Al timone della Olivetti. Correva l'anno 1932. Questa che vedete è la prima macchina da scrivere portatile Olivetti. Si chiama MP1. Pesa solo 5 kg ed è alta appena 11 cm. Il risultato di un progetto ambizioso che ha richiesto un uso innovativo dei materiali e un design completamente rinnovato. È il 1932, proprio quando Adriano diventa direttore generale della Olivetti. Ha appena 30 anni. Suo padre Camillo, consegnandogli il timone dell'azienda di famiglia, gli ricorda i propri principi di giustizia sociale. Tu puoi fare qualunque cosa, tranne licenziare qualcuno per motivo dell'introduzione dei nuovi metodi. Perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia. Un precetto di responsabilità che Adriano terrà sempre bene in mente. Io penso che Adriano avesse ereditato sicuramente il modello di impostazione della fabbrica di suo padre e l'abbia anche mantenuto sostanzialmente, portando dentro innovazioni tipiche poi anche dell'epoca in cui lui ha cominciato a occuparsi della fabbrica, da un lato, e quindi nuovi modelli di produzione dopo il suo viaggio negli Stati Uniti. Però sicuramente l'impronta iniziale era quella del padre. Quando arriva a capo dell'azienda, la fabbrica ha già 400 dipendenti e produce 9.000 esemplari di macchine da scrivere all'anno. Aveva una grande contraddizione, cioè era un vero padrone, nel senso che alla fine dell'anno dava lui il bonus ai dirigenti, anche in nero, cioè erano altri tempi. Quindi era un padrone nel senso più tradizionale, direi, quasi ottocentesco del termine. Nello stesso tempo era un uomo che aveva un'interpretazione molto caratteristica, per esempio, delle relazioni col personale. Era molto materiale quando faceva il padrone, molto esoterico quando trattava con le persone e molto estetico quando trattava con le cose. Dopo aver preso in mano l'Olivetti, siamo a metà degli anni 30, la sua opposizione al regime si stempera. Non sappiamo con quanta convinzione chiede ed ottiene la tessera del Partito Nazionale Fascista. In particolare entra in rapporti con Giuseppe Bottai, uno degli esponenti più intellettuali del regime. Non solo, ma viene ricevuto da Mussolini a Palazzo Venezia, dove presenta al Duce il suo piano urbanistico per la Valle d'Aosta. L'urbanistica e l'architettura sono infatti le sue grandi passioni. A partire dal 1937 viene avviata la costruzione di un quartiere residenziale per gli operai dell'Olivetti, progettato da due astri dell'architettura razionalista, Figini e Pollini. Un gioiello che non dispiace a Mussolini. Due anni dopo comincerà la costruzione del nuovo edificio, tutto in vetro, della fabbrica.
un vero e proprio monumento dell'architettura razionalista, ispirato alle idee di Le Corbusier e della Bauhaus tedesca. L'architettura è la forma in cui si esprime una certa società. Proprio la qualifica questa società. Esattamente. Le altre arti invece sono un'espressione libera, una manifestazione dello spirito umano e quindi indipendentemente dal tempo e dal luogo. In questi anni la produttività dell'Olivetti aumenta del 500%, le vendite del 1300%, più di 20.000 pezzi immessi sul mercato. Una crescita vertiginosa. Certamente favorita dall'autarchia imposta dal fascismo, che vieta l'importazione di prodotti stranieri. Ma intanto il feeling con il regime comincia ad incrinarsi. Mussolini cancella la Olivetti dalla sua agenda quando è in visita a Ivrea. Io credo che Adriano abbia considerato il fascismo così come un'istituzione e quindi volendo diffondere all'epoca le sue idee di pianificazione territoriale come piano regolatore della Valle d'Aosta, abbia ritenuto che il modo per farlo era farlo attraverso le istituzioni. Con la promulgazione delle leggi razziali e con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la rottura dell'imprenditore di Ivrea con il fascismo diventa insanabile. Tenendo i contatti tra il maresciallo Badoglio, la principessa Maria José e gli alleati, Olivetti diventa parte attiva nella cospirazione antifascista. Il 30 luglio del 43, una settimana dopo la caduta di Mussolini, Olivetti viene però fatto arrestare a Roma per ordine dello stesso Badoglio e passa 2 mesi nel carcere romano di Regina Coeli per attività sovversive. Sembra che volesse avvertire gli americani di non fidarsi del nuovo governo. Alla sua liberazione fugge in Svizzera, dove si unisce alla diaspora degli espatriati a Lugano. In questo periodo è costretto ad abbandonare le redini dell'azienda. Al suo ritorno a Ivrea, subito dopo la guerra, la scrittrice Natalia Ginzburg, sua cognata, dirà di lui: sembrava un mendicante e allo stesso tempo anche un re in esilio. Adriano torna alla Olivetti, correva l'anno 1945. La guerra è finita. Tornato all'Olivetti nel 1945, Adriano comincia la sua rivoluzione aziendale. A partire dalla scelta dei dirigenti. Infatti assume come direttore del personale uno storico medioevalista e uno scrittore come direttore commerciale. Anche nella selezione di operai o impiegati adotta criteri singolari, al punto di scartare un candidato dopo la prova calligrafica dicendo: non voglio avere al mio fianco un pessimista. Non assumeva nessuno se non gli aveva fatto fare la prova calligrafica, perché lui poi aveva queste convinzioni di dover assumere una persona, il dirigente personalmente, e questo è una grande dote e un grande merito, e poi di fargli anche degli esami che avevano più a che fare con la psicologia. Era molto esoterico. L'Olivetti accoglie nel suo organico intellettuali e artisti. Lo scrittore Paolo Volponi è direttore dei servizi sociali. Il poeta Giovanni Giudici lavora all'ufficio pubblicità. E il critico letterario Geno Pampaloni è il braccio destro di Adriano. Anche Pierpaolo Pasolini, Dino Buazzelli, Edoardo De Filippo e molti altri partecipano alle iniziative culturali dell'azienda. All'inizio del 1946, Olivetti fonda le edizioni Comunità, pubblicando per la prima volta in Italia importanti autori della cultura europea,
da Kierkegaard a Mounier, da Maritain a Le Corbusier. Ma ai suoi interessi culturali si sovrappone il suo crescente impegno politico e sociale. Nel 1947 fonda a Torino il Movimento Comunità, che ha lo stesso simbolo delle edizioni, una campana con l'epigrafe Humana Civilitas. Già nel suo esilio in Svizzera, durante la guerra, Adriano aveva scritto il suo primo libro, L'ordine politico delle comunità, dove esponeva le sue teorie di solidarietà sociale. Ma la fabbrica rimane sempre al centro della sua vita. Quando io ero piccola, ogni tanto lui mi portava in fabbrica, soprattutto quando doveva andarci a lavorare il sabato e la domenica, cosa che accadeva. E la fabbrica poi per la mia famiglia era parte del quotidiano, per cui non c'era una differenza con la fabbrica. Olivetti immagina un capitalismo a misura d'uomo. Negli stabilimenti Olivetti non ci sono solo catene di montaggio, ma anche mense, ambulatori medici, asili nido, biblioteche. Ma è una biblioteca viva veramente? Cioè, insomma, vengono qui a leggere gli operai? Vengono moltissimo, come le spiegherò. Prima di tutto, questa biblioteca non è mica solo una collezione di libri, è un centro culturale, vero, con un insieme di corsi per giovani, corsi per adulti, corsi complementari, mostre, conferenze. Si tratta in sostanza di educare i giovani alla comprensione dei valori della cultura. Per mantenere alti i profitti si fa leva sulla motivazione personale del lavoratore e sulla partecipazione degli operai alla vita dell'azienda. La fabbrica di Ivrea diventa presto il modello di un'organizzazione del lavoro diversa, una sintesi tra cultura scientifica e cultura umanistica. Ma al di là della sua passione civile, della sua natura poliedrica e visionaria, Olivetti passerà alla storia per un'altra creazione. Qualcosa che è, insieme, molto piccolo e molto grande. Qualcosa di tangibile, qualcosa di utile e con un design innovativo. Forse la più famosa tra le macchine da scrivere. Nasce la lettera 22. Correva l'anno 1950. Mentre continua a essere impegnato nel sociale, nella riorganizzazione del lavoro, Adriano progetta e realizza nuovi modelli di macchine da scrivere. Nel 1950 nasce quella che diventerà un vero e proprio oggetto di culto in tutto il mondo. La lettera 22, che nel 54 vince in Italia il premio Compasso d'Oro e nel 59 verrà indicata dall'Istituto Tecnologico dell'Illinois come il più bello oggetto di design del secolo. È una creazione di Marco Nizzoli, solo uno dei grandi designer impiegati presso l'Olivetti. Ettore Sozzas, Marco Zanuso, Costantino Nivola. Adriano li raduna attorno a sé, sostenendo che il design sia l'anima del prodotto. Nel design è stato un precursore assoluto. Oggi l'Italia si caratterizza in molte attività che vadano dalla moda ai mobili, a qualsiasi oggetto, per il suo design. Cioè il design made in Italy è un design apprezzato nel mondo, ma il design industriale l'ha inventato l'Olivetti. Praticamente i migliori architetti italiani hanno inventato il design italiano e l'hanno inventato su apparecchiatura Olivetti. Eleganza ed estetica della modernità sono le parole d'ordine non solo dei prodotti, ma anche delle strategie di vendita. Gli stessi negozi Olivetti, come quello disegnato da Scarpa a Venezia, vantano una cifra che li distingue da qualunque altro punto vendita commerciale. Il marchio Olivetti diventa uno dei simboli di prestigio del Made in Italy all'estero. Grafici, pittori, designer concorrono al successo dell'azienda. Nel 1955,
Olivetti dimostra di essere fedele alla sua filosofia con un progetto che porta anche nell'arretrato sud le idee più innovative. La realizzazione della fabbrica di Pozzuoli e del suo quartiere operaio sono quasi un miracolo. Tanto più che nel giro di pochi anni si arriverà addirittura a registrare un tasso di produttività superiore a quello della fabbrica di Ivrea. È sorto a Pozzuoli il villaggio Olivetti, poco distante dal nuovo stabilimento, che fonde le sue linee razionali con i colori e i profili del paesaggio. Taglia il nastro la signora Tasca. La fabbrica è stata concepita, dice l'ingegnere Adriano Olivetti, a misura dell'uomo, perché questi vi trovi uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza. Quando nel 1953 si profila la prima crisi di sovrapproduzione dell'azienda, Adriano Olivetti avrebbe solo la possibilità di ridurre il personale o addirittura chiudere le fabbriche. Invece lui decide di puntare più in alto, abbassa i prezzi e sviluppa i punti vendita all'estero. È il momento di massima internazionalizzazione della Olivetti. Nel frattempo, un incontro fondamentale apre nuovi orizzonti alla fabbrica di Ivrea. Mario Chu, ingegnere italo-cinese, è uno dei massimi esperti dell'epoca nel campo ancora quasi del tutto inesplorato dei calcolatori. Olivetti ne intuisce la genialità e promuove con lui la ricerca su macchine complesse, interamente elettroniche. Nel 1957 nasce il progetto ELEA, il laboratorio elettronico aritmetico, che oltre ad un acronimo è anche un riferimento alla città dei grandi pensatori classici Parmenide e Zenone. L'ELEA 9003, esposto per la prima volta lo stesso anno alla Fiera di Milano davanti al presidente Gronchi, è uno tra i primissimi antenati dei moderni computer. A suggerire ad Olivetti di investire nel settore dell'elettronica quale nuovo orizzonte dell'industria italiana era stata un'altra mente eccelsa, ma da molti definita visionaria, quella di Enrico Fermi. Nel giro di 20 anni, la Olivetti infatti diventerà l'unica azienda italiana a produrre personal computer. Per quanto riguarda la gestione del personale, Olivetti adotta misure quasi rivoluzionarie per quell'epoca. I salari vengono aumentati del 20% rispetto al contratto nazionale. Le donne hanno 9 mesi di maternità retribuita. Il sabato viene lasciato libero. L'orario viene ridotto da 48 a 45 ore settimanali. Tutto questo gli attira gli strali del mondo industriale. Ad essergli avversa è soprattutto un'azienda che paradossalmente non ha con la Olivetti alcuna concorrenza diretta, la Fiat. L'ingegner Valletta, amministratore delegato a vecchio stampo, aveva sempre considerato Olivetti un pericoloso sognatore, una sorta di imprenditore rosso, soprattutto dopo le sue nuove incursioni nell'editoria. Lui ha avuto di vita difficile perché... Per esempio, aveva fondato l'Espresso, il magazine Espresso è stato fondato da lui. A un certo punto il presidente della Confindustria di allora, visto il tono molto liberal che aveva l'Espresso, diede un ordine scritto a tutti gli associati di non comprare più macchine da scrivere Olivetti. E la famiglia si obbligò Adriano a cedere l'Espresso. Anche Mediobanca, controllata dai grandi gruppi industriali del nord, cerca di impedire di far emergere l'industria elettronica come eccellenza italiana. Per Valletta, anzi, questa è una minaccia, un neo da estirpare. Il grande distruttore del sogno Olivetti è stato, sogno elettronico Olivetti, è stata Mediobanca, la quale agiva per conto degli interessi che erano quelli di Fiat, Eni, Pirelli, cioè di quelli che erano legati al mondo della gomma, ecco.
Olivetti dunque si è fatto molti nemici, ma fra la gente, in fabbrica e in città, la sua popolarità continua a crescere. Nel 57 Adriano viene eletto sindaco di Ivrea e l'anno successivo partecipa alle elezioni politiche, entrando in Parlamento come unico deputato eletto della sua lista. Intorno al movimento Comunità, che Olivetti aveva fondato nel dopoguerra, e intorno all'azienda si respira un'aria particolare. C'è l'orgoglio di aver creato un nuovo modello industriale, efficiente ma allo stesso tempo vicino agli ideali di giustizia sociale. L'orgoglio di essere dei sognatori. La morte di un sogno. Correva l'anno 1960. Alla fine degli anni 50, Adriano Olivetti è all'apice del suo successo. Si spinge perfino a comprare la Underwood, la prima industria americana di macchine da scrivere. La sua azienda è ormai un colosso. I dipendenti sono 36.000, la metà all'estero. Ma il 27 febbraio del 1960, mentre si trova sul treno che va da Milano a Losanna, Olivetti, a 59 anni, viene colto da un infarto e muore. Qualcuno parla di omicidio, ipotesi rafforzata dalla morte appena un anno più tardi, in un incidente automobilistico dalle dinamiche poco chiare, dello stesso Mario Ciu, la mente dietro l'intero compartimento elettronico dell'azienda. Ma sono ipotesi che non troveranno mai alcuna conferma. Da vivo possiamo dire che Adriano Olivetti è stato un grande vittorioso, sicuramente vincente come imprenditore, perché si dimentica ogni tanto lo sviluppo che ha avuto la Olivetti tra la fine della guerra e il 60. Forse è stato uno sconfitto da un punto di vista delle sue idee di come costruire un mondo, perché era sostanzialmente molto solo. Adriano, un uomo forse troppo in anticipo sui tempi. Il suo sogno di una rivoluzione elettronica mondiale sarà realizzato più di 20 anni dopo nella lontana California. La mela in un garage. Correva l'anno 1976. Steve Jobs, agli inizi degli anni 70, è un neodiplomato dell'Homestead Institute di Cupertino, in California. Nato nel 1955, l'anno in cui Mario Ciu accende la rivoluzione elettronica in Olivetti, da una ragazza madre e un professore siriano, viene dato subito in adozione alla famiglia Jobs, con la promessa di fargli frequentare l'università. Mantenendo l'impegno, papà e mamma Jobs lo iscrivono nel 71 al Reed College in Oregon, un'università all'epoca con una fama molto libera. Vi resta pochissimo, intenzionato a rendersi economicamente indipendente il prima possibile. L'unico corso che frequenta con passione è quello di calligrafia. Inoltre partecipa alle attività di un collettivo studentesco ispirato al misticismo orientale. Per guadagnarsi la vita, comincia a lavorare con turni di notte all'Atari, azienda che produce flipper e in futuro si specializzerà in videogames. Ha inizio per Jobs un periodo hippie. Dorme per terra, mangia alla mensa degli Hare Krishna, si appassiona ad un'apparecchiatura per telefonare gratis dalle cabine telefoniche, divenendo una sorta di hacker ante litteram. Come sosterrà molti anni più tardi, non sapevo cosa farmene della mia vita.
e parte per un lungo viaggio in India. Un'esperienza importante, forse quanto quella di Adriano Olivetti in America. Il contesto è completamente diverso, ma per il giovane Steve, che si converte al buddismo, rappresenta un profondo cambiamento spirituale e personale. Al ritorno dall'India, Steve Jobs abbandona il Reed College in Oregon e torna a Cupertino. Avviene ora quello che sarà un incontro fondamentale per la sua vita. Quello con un ragazzo che si chiama Steve, proprio come lui. Steve Wozniak, detto Woz, figlio di immigrati polacchi. Entrambi hanno una grande passione per la tecnologia. Wozniak lavora alla Hewlett-Packard di Palo Alto e nel tempo libero progetta circuiti stampati. È il 1976. Nel garage di Paul e Clara Jobs, i due Steve immaginano, disegnano e costruiscono il loro primo progetto completamente originale. È l'Apple 1. Un calcolatore costituito da appena 30 chip è assemblato in una scatola di legno, dove per la prima volta appaiono i componenti destinati a diventare i simboli stessi dei moderni computer, la tastiera e il monitor. Si chiama Apple, mela, il frutto preferito di Steve Jobs. Una mela morsicata, coi colori dell'arcobaleno, sarà il logo del nuovo prodotto. Nasce così un marchio destinato a diventare uno dei più famosi al mondo. È il seme di una vera e propria rivoluzione che non seguirà, bensì detterà le regole del mercato mondiale dei personal computer. Noi avevamo un laboratorio con Olivetti a Cupertino e sono andato una sera a visitarlo, lui e un suo amico, in un garage. E se avessi messo $100,000, che in quel momento lui stava cercando in Apple, e li avessi tenuti, oggi sarei, diciamo, famoso nel mondo per essere uno degli uomini più ricchi del mondo. In soli 4 anni, un garage popolato da alcuni studenti con lobby dell'elettronica si trasforma in un'azienda quotata in borsa con l'offerta pubblica più alta dai tempi della Ford. Ci siamo incontrati in un ristorante mentre aspettavo mia moglie ed è arrivato questo ragazzo in t-shirt e jeans. L'unica cosa che avevamo in comune era la barba. Ci siamo messi a parlare di computer e lui mi ha detto che era il direttore generale della Apple, una società che non avevo mai sentito nominare. Alla fine mi ha chiesto se volevo essere assunto. I jeans e le scarpe da tennis resteranno quasi una divisa per Steve Jobs, anche negli anni del suo grande successo. Il grande boom correva l'anno 1980. I nomi di Jobs e Wozniak appaiono in cima alle classifiche degli uomini più facoltosi degli Stati Uniti del 1980. La seconda versione dell'Apple è diventata un oggetto di largo consumo al di là di ogni aspettativa. Nessuno fino ad ora aveva pensato di mettere un computer in una valigetta. Russ, one of the great visions of our company. The Apple 2C. Steve Jobs, da questo momento in poi, capisce che il design sarà il punto di forza dei suoi prodotti. Con l'Apple II è nato il personal computer. We think a lot of them are going to get into the home, but we like to say they're going to get there through the garage door. People are going to bring them home over the weekend to work on something. Sunday morning they're not going to be able to get their kids away from them, and maybe someday they'll even buy a second one to leave at home. Poi, nell'84, una nuova svolta. Pensa di applicare ai suoi computer un piccolo strumento in via di sperimentazione che sembra proprio un topo, il mouse. Il primo Macintosh della Apple ha anche un'interfaccia grafica a icone.
Non più comandi lineari e complicate formule da imparare a memoria. Ora basta un semplice click. Un altro colpo di genio di Steve Jobs, per il quale ha ripetuto spesso di aver tratto ispirazione dal corso di calligrafia frequentato in gioventù. Un'altra passione in comune con Adriano Olivetti. Stiamo creando una coscienza completamente nuova, come fanno gli artisti o i poeti. Così dovete vedere la cosa. Siate pirati, ripete Jobs ai suoi collaboratori. E I Pirati di Silicon Valley sarà il titolo di un film sulla sua vita, realizzato 15 anni dopo. E la pellicola parte proprio dal 1984, con la straordinaria campagna pubblicitaria per il nuovo computer, affidata a uno dei migliori registi emergenti, Ridley Scott. Lo spot non piace al consiglio di amministrazione della Apple e va in onda solo una volta, ma è lo stesso un evento. Jobs parte dall'inquietante romanzo di George Orwell 1984, dove nasce la definizione di grande fratello, per attaccare l'eterna rivale accusata di detenere il monopolio del mondo informatico, l'IBM, chiamata anche The Big Blue. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right about 1984? Ma proprio nel momento del suo massimo successo, inizia inesorabile la caduta. Intanto entra in scena quello che sarà il suo più grande rivale, Bill Gates, che mette a segno un colpo da maestro con il sistema operativo Windows, il business più fortunato della storia. Poi c'è anche un problema di carattere. Intransigente e maniacale, Steve Jobs si rende progressivamente sempre più inviso al consiglio di amministrazione dell'azienda. Ma soprattutto il nuovo Mac non dà i risultati sperati. Nel 1985 Jobs si dimette dalla sua stessa Apple, dopo un pesante scontro con John Sculley, l'amministratore delegato che 5 anni prima aveva chiamato al suo fianco. Steve Jobs allora ricomincia da zero. Fonda la Next Computer e acquista dal regista George Lucas la Pixar, immaginando un futuro di lungometraggi completamente computerizzati. Quest'ultima sarà a lungo termine una scommessa decisamente vinta, sebbene all'inizio le due imprese stentino a decollare. Jobs, nel periodo a cavallo tra gli anni 80 e 90, decide quasi di mollare tutto. D'altra parte, le sorti di Apple non sono migliori. Jobs ritorna a casa. Correva l'anno 1996. Alla metà degli anni 90 la crisi di Apple appare insanabile, sbaragliata nelle vendite dall'eterna rivale Microsoft. Non c'è altra strada che richiamare il padre fondatore. Il 1996 è l'anno del grande ritorno a casa di Steve Jobs. Dopo 11 anni il genio di Cupertino ritorna ai vertici dell'azienda. La prima mossa di Jobs per la salvezza di Apple è di farle acquisire la sua stessa Next. E la Pixar al contempo inizia a prosperare. Sotto la guida del regista John Lasseter, Steve produce il primo lungometraggio della storia del cinema la cui grafica sia stata completamente prodotta da un computer, Toy Story. E Jobs è di nuovo sulla cresta dell'onda. Viene perfino definito dai giornali il Walt Disney del nostro tempo. Rispetto al suo rivale, Bill Gates, Jobs è considerato un utopista e un visionario. E lui sfrutta quest'immagine. Nel 97 lancia la famosa campagna Think Different, usando i volti di grandi personaggi che hanno fatto la storia. Il testo dello spot recita:
to think they can change the world. Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero. Non a caso le sue icone sono Einstein, di cui tiene un immenso poster in un'abitazione quasi del tutto priva di mobilio, John Lennon, Gandhi, il Dalai Lama. Quella di Steve è proprio un'incredibile passione per i prodotti. Chi va a lavorare alla Apple sa di essere lì perché sta realizzando qualcosa di straordinario. Steve fa i prodotti che piacciono a lui, poi li vende ai clienti. Io lo considero un paladino dei consumatori. Ossessionato dai dettagli, perfezionista, appassionato del prodotto, è convinto che il design non riguardi semplicemente l'aspetto esteriore dell'oggetto, ma la sua vera e propria anima. Nel 1998, dotato di un design innovativo e sorprendente, nasce l'iMac. Un azzardo di plastiche trasparenti, colori vivaci e linee curve che assurge immediatamente ad icona dello svecchiamento dell'informatica. Oh, Superman. A partire dal suo ritorno in Apple, Steve Jobs sembra non sbagliarne neanche una. Come quando riesce a porre fine alla guerra contro Microsoft, convincendo Bill Gates a comprare il 7% delle azioni Apple. In cambio, Jobs accetta di usare sui suoi computer una nuova geniale invenzione del suo rivale, il provider Internet Explorer. È iniziata l'era della rete. Sbaglia solo nel 2000, quando sottovaluta il fenomeno Napster, il programma che permette di scaricare la musica gratuitamente da internet, che nel frattempo si è diffuso in tutto il mondo. Mi sentii un cretino, dirà Jobs, pentendosi di non aver colto l'occasione. Infatti avrebbe potuto fare molti soldi producendo masterizzatori per questo nuovo immenso pubblico di utenti. Ma avrà modo di rifarsi. Il suo sistema di vendita online iTunes ha venduto fino ad oggi 3 miliardi di canzoni. E negli anni successivi arrivano sul mercato una serie di nuove proposte vincenti. Prima fra tutte l'iPod, il prodotto elettronico più venduto della storia. 400 milioni di esemplari in 10 anni. Un vero oggetto di culto per le giovani generazioni degli anni 2000. This is the most beautiful object in music since the electric guitar, we think. Fino a questo momento, la storia di Steve Jobs viene associata solo ai suoi clamorosi successi professionali. Ma a un certo punto trapela qualcosa di molto personale. La guerra contro la malattia correva l'anno 2004. Jobs non ha ancora 50 anni quando gli viene diagnosticata una rara forma di tumore al pancreas. Ha inizio un calvario di interventi chirurgici che lo lasciano profondamente segnato. La malattia lo riporta vicino alle sue radici spirituali. Nel 2005, dopo aver subito la prima operazione, tiene un memorabile discorso ai neolaureati dell'Università di Stanford, in cui parla dell'importanza della determinazione dell'inseguire i propri sogni. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Parla della morte come misura dell'importanza della vita. Sostiene di voler lasciare un segno nell'universo. Conclude dicendo: siate affamati e siate folli. Stay hungry, stay foolish. Thank you all. Ma la malattia torna a colpirlo. Di aspetto quasi scheletrico,
nel 2007 ha ancora la forza di sostenere la candidatura del democratico Al Gore. Ma soprattutto di presentare al mondo l'oggetto che trasformerà radicalmente la concezione stessa del telefono, l'iPhone. Nel 2009 Steve è costretto di nuovo a lasciare l'azienda. Subirà un trapianto di fegato. Eppure, poco tempo dopo, in occasione dell'apertura della vendita della sua ultima creazione, l'iPad, riappare nell'Apple Store di San Francisco, circondato dall'affetto dei suoi fan. La lotta contro la malattia, per ora, l'ha vinta lui. Il successo di Steve è proporzionale al fatto che viviamo in un mondo in cui diciamo, la globalizzazione ha reso possibile la velocità di crescita di un'idea, quando è vincente quell'idea, in modo che non è paragonabile con l'epoca storica in cui è vissuto Adriano Olivetti. Ecco, sono, però dal punto di vista dell'atipicità e del gusto al design e anche dell'innovazione, certamente i due hanno dei punti di contatto. Ecco. Solo che Steve si è fatto i soldi con l'elettronica e in un certo senso quello che ha ucciso l'Olivetti è stata proprio l'elettronica. Ecco. Profeti di un capitalismo avanzato, a cavallo tra l'imprenditoria, l'arte e il misticismo. Sconfitti e mandati in esilio, per tornare poi con nuove idee e rinnovato vigore. Affiancati da compagni di viaggio forse meno visionari, ma più pragmatici. Fronteggiati da avversari titanici e frenati dallo scetticismo di chi non sapeva o non voleva guardare oltre il presente. Steve Jobs, Adriano Olivetti. Uomini che hanno inventato il futuro. Molte cose accomunano Adriano Olivetti a Steve Jobs e in primo luogo ovviamente aver creduto nell'elettronica quando il mondo ci credeva poco, era portato a pensare che tutti i risultati che l'elettronica poteva dare li aveva già dati. Loro invece ci credettero fortemente in due stagioni molto diverse, uno nella prima metà del Novecento, l'altro in piena seconda metà del Novecento e ebbero dei successi enormi. Ma c'è una cosa ancora più importante che li accomuna, quello di non aver agito da soli con un piccolo ristretto gruppo di collaboratori, bensì di aver aperto le menti, perché è questo che ha favorito lo sviluppo dell'elettronica, il fatto che ci fossero artisti, intellettuali, persone che guardavano lontano, anche senza avere a che fare con l'elettronica, intorno a questi due autentici geni. Anche perché, terza cosa, credettero, probabilmente di conseguenza di questa seconda, nel design. Cioè i loro oggetti erano oggetti che erano destinati a finire nei musei. Credettero nella funzione artistica di ciò che andavano producendo e anzi nel caso di Steve Jobs riuscì a reagire a una crisi della sua azienda proprio inventando nuovi disegni per nuovi oggetti. Ma allora non c'è nulla che li renda differenti? Sì, qualcosa che è indipendente da loro, nel senso che vissero in due contesti, uno Adriano Olivetti ostile, cioè il mondo italiano degli anni 50, come è noto morì nel 1960, non credeva in lui, pensava che fosse un personaggio bizzarro, così ai margini del mondo che contava anche in economia e che ai margini doveva restare. Mentre invece la California degli anni 70 e 80 era un mondo molto molto diverso da quello che abbiamo appena descritto, era un mondo in cui i cui valori coincidevano con quelle di Steve Jobs e lo incoraggiavano, aveva il vento nelle vele, cioè Steve Jobs ebbe il vento del suo paese, della realtà in cui viveva nelle vele, nella maniera in cui Adriano Olivetti non l'ebbe mai. E per questo forse
e ad Adriano Olivetti che la storia deve rendere un onore particolare, perché visse, operò ed ebbe successo in un contesto in cui era difficile vivere, operare e avere successo.